E ora parliamo di Aila Arezzo, Federico Luzzi Onlus, lo facciamo con Paola Cesaroni che è consigliere dell'associazione, benvenuta. Grazie, buongiorno. E con Francesca Luzzi, segretaria della Onlus, Buongiorno. benvenuta. Intanto Paola, ricordiamo che cos'è Aila Arezzo, Federico Luzzi Onlus. Aila Arezzo è una delle 83 sezioni italiane esistenti a oggi della grande madre nazionale, Associazione Italiana contro Leucemia, Linfomi e Mieloma. È stata inaugurata un anno esatto dopo la morte di Federico Luzzi nel 25 ottobre del 2008. E è stato un regalo che è stato fatto dall'allora presidente Mandelli, oserei dire alla nostra famiglia e alla sua memoria, perché Aila Arezzo è veramente il monumento alla memoria di Federico. Adesso entreremo nel dettaglio, però in generale ricordiamo che cosa fa poi la Onlus. Dunque, la genialità di Aila, quello che ha spinto la famiglia a convogliare tutti i fondi raccolti da Fedelux a questa istituzione, è che parcellizzare sul territorio vuol dire che noi raccogliamo dai donatori e dalle persone che ci aiutano qui nella provincia di Arezzo e riversiamo tutto quello che noi facciamo, compriamo, finanziamo proprio all'aiuto dei nostri ospedali, pazienti, familiari. Quindi il nostro fiore all'occhiello sono l'assistenza domiciliare, l'assistenza psicologica e tutto quello che noi facciamo per il reparto di ematologia dell'ospedale San Donato e anche altri presidi ospedalieri. Ecco Francesca, facciamo un po', anche perché è giusto fare così, no? Ricordiamo un po' quello che è stato fatto, che la vostra associazione ha fatto, la vostra Onlus. Ok, buongiorno a tutti. Sì, l'AIL di Arezzo in questi anni ha fatto molto. Devo dire che dopo i 2 anni di post-Covid, dove il reparto di ematologia era stato smantellato, purtroppo, c'era il pericolo che non venisse ripristinato. Quindi ci è stato chiesto aiuto, siamo intervenuti immediatamente e un po' grazie anche a noi, con l'acquisto di tutto il mobilio che è presente dentro il reparto, abbiamo fatto sì che l'ematologia riaprisse. Questo nel 2022. Quest'anno, grazie anche a un'importante donazione di un'azienda aretina molto importante che ci ha dato veramente, ci ha fatto capire che stiamo lavorando bene, che quindi abbiamo fatto qualcosa di buono e che le persone lo sanno e hanno cominciato a capirlo. Abbiamo acquistato, posso dire la cifra, siamo quasi a 70.000 euro tra materiale sanitario e non sanitario per il reparto. E adesso c'è un progetto in lavorazione sempre inerente all'ospedale dell'ematologia, che però non spoilero, magari la prossima volta vi racconterò. Bene, e questo è sempre importante perché, come diceva appunto Paola, è un modo di toccare con mano quello che è poi il frutto delle donazioni e della generosità di tanti aretini. Assolutamente, per noi è fonte di enorme soddisfazione, proprio, penso che sia proprio anche un risarcimento morale della enorme perdita che abbiamo subito come madre, come sorella, il fatto che siamo conosciuti per la trasparenza, per l'efficienza, per la velocità con la quale se si chiede a noi, rispondiamo e siamo pronti a 360 gradi a spendere quello che ci viene donato per aiutare in tutti i modi possibili e immaginabili, finanche, come è successo alcune volte, risarcimenti di spese sostenute per chi fa terapie altrove, vengano da noi e saranno aiutati. Francesca, c'è anche un appello da fare in questo spazio di Sì, oggi che ci fa piacere, insomma, esatto. ricordare a chi ci segue. Sì, l'appello è diventa volontario. Perché nel periodo Covid si è instaurata, come posso dire, una ragnatela di sostegno di persone importantissima, che tuttora è efficientissima, quindi passaparola, amicizie e tutto. Però la campagna di piazza ha un po' perso personale, diciamo, personale volontario, perché un po' per i trascorsi del Covid, un po' perché è un po' faticoso, lo devo ammettere, che comunque ci vuole un po' di, ecco, di essere un po' intraprendenti, c'è cioè da montare il tavolino, da portare le scatole, però poi dopo il rapporto con il pubblico
ti risarcisce di tutto, di tutta la fatica, perché chi ti viene a cercare, chi acquista o l'uovo o la pianta di Natale, ti dà comunque quel risarcimento che non ti può dare nient'altro. È proprio anche a livello personale che poi... C'è gratitudine, esatto. C'è affetto, cioè noi non fermiamo le persone, vengono loro da noi, esatto. Perché hanno avuto forse un problema, spesso risolto, a volte no, però in tutti i casi siamo stati accanto e quindi veramente è un balsamo, certo. È meraviglioso. E poi è il valore del volontariato che è enorme. Esatto. Io mi auguro, insomma, anche tanti giovani intendano scoprire e valutare facendolo. Paola, per concludere, sicuramente i volontari, appunto, come diceva Francesca, vanno poi ad operare nelle grandi campagne che voi fate, negli appuntamenti fissi durante l'anno per la stella, certo. Di Natale, le uova di Pasqua, eccetera, però c'è anche un altro modo per, sì, dare il proprio contributo, visto che stiamo entrando nella stagione della fiscalità. Suggerisco che nel 5 per 1000, che in realtà è una quota che se non destinata viene assorbita dallo Stato, quindi non dico che vada perso, ma insomma può essere utilizzata meglio, sollecitiamo, si può mettere il codice fiscale di AIL che troverete online ovunque, esatto. E poi AIL provvederà a ripartire fra le 83 sezioni, quindi firmando con una semplice firma questa quota che conosce direttamente dalle vostre tasche, può venire donata a noi. E con la certezza che saranno spesi bene con tanto amore, perché cioè dietro a tutto questo credo che ci sia una valanga di amore e penso che si percepisca poi in quello che facciamo sul territorio e per gli aretini. Grazie a Paola Cesaroni e Francesca Luzzi di essere state con noi, grazie, buon lavoro, buon proseguimento e grazie per tutto quello che state facendo.